Siamo all'Ischia Film Festival e a parlare in modo particolare con il suo fondatore e direttore, Michelangelo Messina. Buonasera Michelangelo. Buonasera a voi. Il festival quest'anno compie 10 anni, un traguardo abbastanza importante, no? E quando arrivano queste date uno fa un bilancio, il suo qual è? Beh, il primo bilancio, diciamo, di questi 10 anni è che abbiamo raccolto in questi 10 anni gli interpreti principali, le opere che hanno saputo raccontare il territorio, la loro storia e la loro cultura. E poi l'Ischia Film Festival è diventato un momento di aggregazione tra amici, perché mi permetto di usare questo termine, con coloro che comunque realizzano queste opere, che spesso mi ringraziano per venire in questo luogo magico che è il Castello Aragonese. Io invece ringrazio loro perché hanno la sensibilità di saperci raccontare il territorio, della loro storia e della loro cultura. Questo è un contenitore che vuole essere un contenitore di espressione dell'arte, ma anche di momento di incontro e anche un momento di riflessione e di discussione su quanto sia importante l'audiovisivo, non soltanto per la promozione del territorio, ma anche per raccontare la nostra storia, il nostro periodo e il nostro tempo. E in questi 10 anni il territorio che ospita il festival, come è cambiato? Beh, il territorio ha apprezzato, diciamo, questa iniziativa, perché ha visto il proliferarsi comunque di ospiti nazionali e internazionali che man mano hanno avuto occasione attraverso questo evento di apprezzare anche le bellezze dell'isola. Non a caso noi proiettiamo in un castello in mezzo al mare e le proiezioni dobbiamo aspettare il sole che va giù, insomma il nostro faro naturale che si spegne per poi dare vita a quelle che sono le proiezioni del festival. L'isola ha apprezzato moltissimo anche sotto l'aspetto, diciamo, se vogliamo, economico, perché ha dato un grande contributo, perché la presenza ogni anno si arricchisce sempre di più di persone che scelgono l'isola in occasione del festival. E fra gli addetti ai lavori, la sensibilità riguardo all'importanza delle location è cresciuta? Quella molto, molto è cresciuta perché noi siamo stati i primi promotori in Italia del cineturismo. Questo neologismo che io ho ideato nel 2003, e quest'anno per l'appunto faremo un convegno proprio sul bilancio dei 10 anni del cineturismo in Italia. Che cosa è successo? Quali sono state le trasformazioni? Che cosa è avvenuto in questi 10 anni attraverso il cineturismo in Italia? L'evolversi di movie map, dei percorsi cineturistici e di quanto abbiamo anche noi in piccolo contribuito a sviluppare, diciamo, un indotto tra produzione audiovisivo e territorio. Con una location ci guadagna più un film oppure un film fa più bene al settore che lo ospita? Beh, una bella domanda. Io credo che con la location ci guadagnano entrambi. Ci guadagna il cinema perché ha un'opportunità adesso di dimostrare che non è più un invasore, ma bensì è un ottimo elemento di promozione per il territorio. Il territorio senz'altro ci guadagna perché il cinema ritorna nei luoghi dove è nato e non può fare altro che bene al territorio. Grazie a Michelangelo Messina. Grazie a voi.